stiamo andando a fare il primo show Rip Kick del 2022. Bisogna vedere se non è il primo e l'ultimo, però quello vedremo poi in futuro. Ogni volta che tiro fuori sto carrello dalla salita dei box, ragazzi, è tipo un parto. C'è la macchina e a parte che è mega impennata davanti, quindi davanti non fa trazione, arrivo su dalla salita proprio al pelo che la macchina... Il carrello pesa talmente tanto che, cazzo, tira indietro la macchina praticamente. Vabbè ragazzi, andiamo a prendere l'altro scappato di casa e poi ci vediamo con Ivo in Valassina. Salve Salvino. Bro, sei in mezzo alla strada. No, anche lui deve girare, mio bro. No, niente, siamo qua. Abbiamo recuperato Alboreto. Ci vediamo in Valassina a prendere due buche. Ecco il bambino. Guarda, come scende. Sono arrivati i due bifolchi. Ma nel 2021 ancora fa benzina. È la tua bella cazzola, scorreggia. No, è che è il 2022 dovevi. Coglione. Siamo arrivati. Chiaramente arriviamo. Dovevamo montare oggi. E piove. In verità lo sapevamo. È vero, in verità lo sapevamo. Soltanto perché dovevo dirlo nel video. Intanto che i bei bambini portano qui le transenne, così lo lasciamo qui stanotte e domani mattina veniamo a montare. Aspettiamo anche che arrivi. Scusa, sta facendo rumore. Mettiamo giù le transenne, arriva Diego e domani mattina 8:30 siamo qui a montare. Col problema che domani, ragazzi, danno tipo 50 km di vento, quindi siamo già tutti un po' troppo preoccupati. Qua e qui te l'ho beccata, te l'ho beccata. Fatta con la bocca. Se avessi una frase per difenderti, cosa diresti? Te li fanno tutti e non puoi esporre così una categoria. Maschi, facciamoci sentire. 8 di mattina, mi ricordo se ho già detto che siamo a Sondrio. Adesso colazione veloce e poi andiamo finalmente a montare la struttura. Per adesso, dico per adesso, sembra non esserci vento. No. Abbiamo anche l'ultimo componente dei bambini show. Sì, ciao, sono qui, sto facendo colazione al bar e... Siamo arrivati in anticipo. Sì, come al solito, 40 minuti in anticipo. Chiedilo a lui. Albi, fai una prova di speakeraggio. Ciao Sondrio, siamo qua al Rip Kick Bike Show. Lo show strappa rampe, olè. Rampe morte, rip. Rampe morte. Ma non posso, l'aneddoto. Sì, l'hanno chiamato Rip Kick, rampe morte. Intanto è uscito il sole, ragazzi, abbiamo finito di montare tutto. A breve arriveranno anche dei ragazzi di una scuola, di un liceo. Perché obiettivo che abbiamo quando giriamo così un po' a fare spettacoli, oltre vabbè a fare gli show, è bello anche interagire proprio con uno voi che venite magari a vedere lo show. Ma in questo caso proprio con il comune di Sondrio ci siamo accordati per far venire qua una classe e parlare un po' di tutta la nostra esperienza come atleti e come gruppo Rip Kick, perché ci siamo un po' inventati un possibile lavoro. Certo, noi per adesso non l'abbiamo fatto ancora fruttare come potrebbe fruttare una roba del genere. L'obiettivo è guadagnare i nostri soldi, perché siamo degli avidi bastardi. Ragazzi, non vedete Alboreto come sta guadagnando, vedete, con le sue entrate passive. Grazie alle mie entrate passive ho imparato a guadagnare stando fermo. Oggi siamo professori, ragazzi. Cioè, se vuoi arrivare in un certo punto, sì che vale. Devi ovviamente soffrire per arrivare a un certo punto. Questo vale nello sport, ma come in tutti gli ambiti. La cassa. No, piccolo annuncio. Dovremmo iniziare alle 3:30, però c'è molto vento, quindi potrebbe posticipare un pochettino.
2 hours later. Ragazzi, alla fine, appunto, per il vento siamo riusciti a rimediare uno show. Non trick estremi, chiaramente, perché soffiava 40 km all'ora di vento. Per domani le previsioni dovrebbero essere decisamente migliori. Ma stasera, siccome l'Arboreto, come al solito, ha fatto un cazzo e poi è violento, stasera gliele ridiamo tutte indietro, perché facciamo una cosa un pochino diversa. State venendo a mano! Scappa! Scappa che la tengo! Vediamo chi è più violento adesso, eh! Coglione! L'Arboreto adesso me la paga. Fateci andare che fa fresco. Schiaccia giù l'acceleratore e accendi tutto. Uè, bimbi! Bimbi! Bimbo! L'Arboreto nel mirino! Nel mirino l'Arboreto! Arrivo, bastardo! Arrivo! Puoi prenderlo! È mio! È mio! Eccolo! È nel mirino! Arboreto! Sono qui! Sono qui! Vendetta vera, non finirò in galera. Come ti sei sentito ieri dopo il sorpasso? Un po' male, devo dire, infatti sei un bastardo, eh. Sentirai oggi quando chiamerò Double Flip Blue Band. No, è infamata. Allora ragazzi, ieri dopo una gara, una battaglia estrema sui kart, siamo andati a dormire. Poi ci siamo svegliati stamattina e siamo venuti qua perché verso 11:30, mezzogiorno, dobbiamo fare il primo spettacolo. Diego ci ha abbandonato perché aveva un altro spettacolo in un'altra pantra vicino a Sondrio. È arrivato Fede B in soccorso. Oggi non c'è vento, ragazzi, e magari riesco a ricordarmi di mettere la GoPro sul casco per filmare un po' lo show. Bello, questo qua potrebbe essere una buona idea. Spiega come funziona lo show, Ripkick. Gasiamo la gente, facciamo un po' di presentazione, poi si sale tutti sulla struttura e si inizia a saltare. Salti dritti, combo basic e poi si finisce... Mi bang. Flippone, e poi ragazzi abbiamo anche l'Arboreto. Strapporeto. Pagliaccio. Ah, sono un clown! Sono un clown! Poppy Poppy! Scusate, però in questo momento mi sembra di essere a messa. È uno spettacolo di bici, di freestyle, voglio sentirvi urlare, cavolo! Oh, dove siete? Ah, tu adesso ti metti giù te? Io? Sì. Spettacoli così ci stanno, no? È una figata. È il top, è il top. Non abbiamo mai visto così tanti ragazzi come in questi giorni. Siamo veramente entusiasti di più di quanto pensavamo. Quindi dobbiamo continuare a farne. E tutte le amministrazioni devono darsi una mossa e incentivare questa cosa per i ragazzi. Io lavoro in un ente pubblico. Tutti i comuni, un appello. Chiedete a me, vi do tutto il materiale per organizzare burocraticamente questa cosa. No, grazie, grazie Paolo. Pugnetto da Rider. Grazie. Grazie. Guarda come faccio scatenare i Mibro. No! No, 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 no. Ne abbiamo tre qua, ok? Dovete guadagnarvele. Risposte a domande sui video. Quante stagioni abbiamo fatto di Toto ti spiega? Mi sento tre. Toto ti spiega. Due. No, no. Aia, sei guadagnata, è andata. Il primo video, diciamo, dell'inizio della programmazione di un video a settimana. Ma ci avevano un nome, ci avevano un titolino... Toto Vlog. Eccolo, è lui che se lo merita, è lui. Biscotto o la barretta al mango? Barretta, barretta. Possiamo farla fuori? Sì, certo. Allora, questa non c'entra solo con i video, ma c'entra anche con proprio le bici. Qual è la bici che Rose non produce più? Aspetta che lui ha alzato la mano, è stato... Vabbè, ma lui, cioè... È il mio campione. Lo vuoi te o lo vuoi dare a qualcuno? Non lui. Giusto, giusto. Ragazzi, qua davanti in prima linea. Avete fatto esatto. Tu che parli il dialetto, cosa hai da dire a tua discolpa? La mia colpa nostra. È che mi ricordi me. Andare a cercarmi via. Meglio cosa? Oh,
Un casino della Madonna! Casino! Allora, non funziona così. Se uno atterra un trick, dovete fare il triplo del casino. Non si può atterrare... Giusto! Ma cos'è sta roba? Oh, ragazzi! Silenzio, urlate! Dai, bordello! Dai, in 4, ma non flippiamo, saltiamo dritti, saliamo come se fosse finito e facciamo un par casino, facciamo un flip poi. 4, 3, 3. Mi piace. Lo sento. Non mi sembra molto soddisfatto. Non mi sento. Il bis, ma io non so, cioè, cosa serve per il bis? Se volete il bis dovete fare il triplo del casino che avete fatto l'ultima volta. È una delle poche volte che troviamo un pubblico così caldo, veramente così energico in uno show, quindi grazie mille Sondrio. È il modo migliore per riprendere un po' gli show dopo, diciamo, la pandemia, quindi veramente grazie mille di cuore. Grazie. Qual è stata la parte più bella di oggi? Ehi cavolo, lo show finale ha sempre il suo fascino. Secondo me... No, vedere la gente che non abbiamo mai visto. Vedere la gente, ma siamo riusciti proprio in questo caso, secondo me, rispetto agli altri show che abbiamo fatto, proprio avevamo in pugno la folla. Però è stato proprio bello che... per una volta proprio dicevi: oh, siete casati? Ed è grazie a voi ragazzi, a voi che guardate i video, esatto, che poi venite agli show e vi gasate. Ragazzi. Ragazzi, se avete dei parenti, degli amici che lavorano in comune, rompetegli le palle, ci veniamo anche nella vostra città. E ricordatevi che se avete bisogno di qualche informazione su Ripkick o volete organizzare qualche show, c'è la mail di Ripkick in descrizione, quindi scriveteci lì nel caso che non vi risponderemo mai. No, no, scherzo, ci impegniamo a rispondere. No, più che altro perché lo dico, siccome quando ho fatto il primo video della struttura sono arrivate delle mail e non abbiamo risposto, che figura di merda. Purtroppo ragazzi, ci sono tantissime cose da fare, ma ci impegniamo a rispondere, a organizzare più show del genere, perché è veramente fighissimo. Sta roba qua, Direi che anche a nome di Diego, che purtroppo non c'è stato oggi, esatto. Sondrio conquistata, andiamo a lavarci le mani, a mangiare e ciao. Bella.